Ciao ragazze, oggi la mia intenzione è quella di presentarvi come creare i sacchetti che comunque multiuso, che potrete utilizzare comunque anche come bomboniere oppure come porta comunque le pietrine profumate oppure oggettistica del genere. Ok. Iniziamo. Oggi ve ne mostro uno, il sacchetto, già uno ve l'ho mostrato, il sacchetto comunque rettangolare con la chiusura comunque lineare sotto. Ora faremo il sacchetto quello circolare, tondino. Sto lavorando con un uncinetto numero 3, con un filo numero 8 e mi lavoro 20 mezze maglie Ok, chiudiamo il lavoro tirando il filo. Invece di chiudere con una maglia bassissima, lo creiamo, andiamo a creare comunque una maglia. Chiudiamo così, andiamo ad alzare senza fare una maglia bassissima, oppure conviene la stessa, comunque la stessa cosa. Chiudiamo con la maglia bassissima, all'interno blocco anche il filo dello per chiudere centralmente. Mi si è aperto un pochino. Ok, salgo di un'altra catenella e lavoro due mezze maglie, lavoro mezza maglia, a mezza maglia alta, due per ogni maglia del lavoro precedente. Quindi inizio. In questo caso sono già due, contando le due maglie che abbiamo alzato, e continuiamo sulle altre maglie, quindi sono una e due. Una, due. Così via per tutte le nostre maglie. Arrivati alla fine del secondo giro, chiudiamo come sempre con una maglia bassissima. Ora il nostro sacchetto lo lavoreremo quindi in giro. Saliamo di 3 catenelle. Ne creiamo una quarta. Saltiamo la maglia e chiudiamo. La lavoriamo in questo caso con una maglia bassissima, in modo da avere comunque una catena, una maglia, comunque una catenella d'appoggio per poter inserire all'interno altri ulteriori comunque disegni che vogliamo andare a fare. Continuiamo il lavoro così per tutto il giro, quindi 3 catenelle. E chiudiamo con una maglia bassissima saltando una maglia del lavoro precedente di sotto. Questo.
Non intendo maglia bassissima, mezza maglia alta. Così, a tre per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine del lavoro con le mie 3 catenelle e maglie. La conclusione, aspettate un attimo, ok. Quindi, dopo aver fatto qua, chiudo il lavoro con la maglia bassissima e la devo chiudere ai piedi delle 3 catenelle che abbiamo fatto in precedenza. Ecco qua. Da qui abbiamo concluso il 3. Salgo camminando con la maglia bassissima. E mi vado a sistemare centrale sul primo, ecco qua, mi vado a sistemare sopra centralmente. Da qui inizio a lavorare 3, allora, 3 maglie alte, quindi faccio 2 catenelle in modo da alzarmi. E lavoro all'interno della maglia 3 maglie alte, quindi sono 2 3 maglie alte. Lascio una catenella, mi creo una mezza maglia. No, lascio 3 catenelle di spazio, ecco qua, salto le 3 maglie di sotto e vado a lavorare qui 3 maglie alte centrali. Lascio 3 catenelle, quindi lascio le 3 maglie di sotto e vado avanti. E proseguite il lavoro per tutto il giro. Ok, chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima catenella che ci viene, quindi sarebbe la terza. Da giù a su salendo sarebbe la terza catenella. Chiudiamo con una maglia bassissima e così abbiamo concluso il nostro quarto giro. Ora la mia idea sarebbe quella di allora, lavorare maglie alte, mi sposto quindi un po' più in là, quindi camminando con la maglia bassissima, mi alzo di 3 catenelle, lascio 2 di spazio, quindi sono 3 in sostituzione di una maglia alta più 2 di spazio. E lavoro 3 maglie alte
Una, due, e tre, due catenelle di spazio, una maglia alta centrale tra le tre, due catenelle di spazio e 3 maglie alte centrali tra le catenelle, tra le 3 catenelle che abbiamo lasciato nel giro precedente libere. Due catenelle, una maglia alta, due catenelle e 3 maglie alte. E continuiamo così per tutto il nostro quinto giro. Arrivate alla conclusione anche di questo giro, come sempre chiuderemo con una mezza maglia, con una maglia bassissima, e a questo punto lavoreremo al contrario, cioè sul lavoro dove abbiamo creato una maglia sola, andremo a farci 3 maglie, 2 catenelle e 3 maglie. Quindi è una maglia. Saliamo 3 catenelle, 3 maglie alte. 1, 2, eccola qua, e 3. Le 2 catenelle di distacco, come le chiamo io. Una maglia alta, due catenelle di distacco, 3 maglie alte. Oppla, ecco qui, mi è sfuggito un pezzo. Una, due, e 3, 2 catenelle e una maglia alta. E lavoriamo così per tutto il nostro giro, onde evitare di ripetere giro per giro. Arrivata alla conclusione dei miei giri, ho voluto fare una prova, cioè vedere più o meno l'altezza del mio sacchetto. Perché comunque la mia intenzione è fare un sacchetto bomboniera, cioè magari porta da abbinare alle bomboniere tipo portaconfetti, o porta proprio bomboniere per la larghezza che sto facendo. Ho deciso, arrivata a questo punto, arrivata comunque al ora non mi ricordo il giro, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, verso il nono, decimo giro, di inserire comunque il mio nastrino. L'ho inserito facendo lasciare il disegno delle 3 maglie, quindi 3 davanti e una dietro. Potete anche decidere comunque, magari per spezzare il disegno, di farlo all'inverso, mettere una maglia davanti e le altre 3 all'interno. Ora, questo sarebbe così. Ora però devo decidere come salire e continuare il disegno. Probabilmente inizierò comunque ad allargare, quindi creargli il bordino più largo. Cacciamo il nastrino e procediamo con la continuazione, quindi saliamo. Sciolto il nostro nastrino, allarghiamo nuovamente il lavoro, mettiamo in modo da... Ok. Da qui lavorerò. Come ho lavorato fino ad ora le maglie, ma inserendo le doppie, cioè
Se io qui dovrei avere una maglia alta, quindi 3 catenelle, farò 3 catenelle e una maglia alta. In questo caso chiudo tutto insieme. Lascio le mie solite, invece di lasciare 2 catenelle, ne lascio 4, dove mi trovo il lavoro maglia singola dovrebbero esserci 3 maglie alte, in questo caso ne faremo 6. Quindi una e due, queste due, ogni due io le chiudo insieme. So che è una cavolata, perché comunque poi andrò sempre a stringere, però mi serve che allargo di sotto e non troppo il sopra. E sono due. Chiudo tutto in uno, però questo qua intanto li devo chiudere. Ecco qua. 5 e 6. Ecco qua. Ho iniziato a dare, scusate, ho iniziato a dare larghezza al disegno. Quindi, ripeto, proprio perché probabilmente avendo il viso di avvicinarmi troppo il lavoro, voi non avete visto nulla. Quindi, tra un lavoro e l'altro lascerò comunque 4 catenelle. Quindi sono una, due, lascio catenelle, però il lavoro lo faccio comunque diminuito. Spiego bene. Ora, su una stina sola, che dovrebbero essere le maglie alte, io in questo caso ho un errore, quindi procederò a lasciare due a stine, quindi due maglie singole, due doppie, due maglie alte, perdonatemi, una e due, sempre con il ragionamento di chiuderne tutta in una, due, tre e quattro. Di nuovo due maglie alte, ecco qua. Il ragionamento comunque del disegno è sempre come quello precedente: una maglia su il disegno di 3 maglie alte e diciamo 3 maglie alte su quella singola. In questo caso stiamo raddoppiando per iniziare a dargli il disegno, dargli il modello più largo, la svasatura più larga. In questo caso dal nono, dal decimo giro, da chi comunque ha, dal giro successivo, comunque da chi ha scelto di mettere il nastrino, dal nastrino in su, diciamo così, dal nastrino in su, il lavoro si raddoppia. Sulla maglia singola, sulle 3 maglie, invece di fare una maglia sola, maglia alta sola, se ne fanno due chiuse in una. Sulla maglia che noi abbiamo trovato singola andremo a fare 6 maglie alte invece di 3, 2, 3 e 4. Quindi faccio 2 maglie alte chiusa con una maglia, chiuse tutte e due chiuse in una, quindi sono in modo che le chiusure sono 3 da sopra. Però il modello sotto inizia ad allargarsi. Sono una e due chiuse e poi chiuso come se stessi lavorando una maglia sola. Di nuovo, una e due
chiuse con una e richiuse per formare come se fossero tre, e siamo agli ultimi due, una e due, chiusa e chiusa. Spazio 4 catenelle. Sulle 3 maglie alte ho detto che invece di farne una ne faremo 2 maglie alte, ma chiusa come se fossero una. Una e due. Chiudo e chiudo. E procedo così per due giri. Due giri con la stessa lavorazione. Come andrete a notare, vediamo se si nota, eccolo qua, inizia comunque ad allargarsi. Due giri con la stessa lavorazione, 6 maglie, 2 ogni 2 chiuse, chiuse come se fossero una, e 2 maglie chiuse. Ok, io sono arrivata alla conclusione del mio lavoro. Prendo un uncinetto più piccolo. In modo da incorporare il filo che ho tagliato, in modo da non averlo tra i piedi. Potete incorporarlo in qualsiasi punto vogliate. L'importante è che sia un punto dove il filo non esca. In questo caso lo sto infilando tra le maglie. Ecco qua. Dove sei? Ti ho perso. Ok, dopo aver comunque provveduto a dare una bella pulita al vostro lavoro, prendete il nastrino del colore che vi possa piacere di più. Prendo il mio nastrino, cerco di ritrovare il punto comunque dove in questo caso voglio inserire il mio filo. Cosa faccio? Inserisco l'uncinetto con la testa più grande, quindi la 3-4 mm, lo infilate attraverso comunque i dentini del lavoro che volete andare a lavorare. In questo caso lascio i due esterni e il disegno delle 3 maglie all'interno, in modo per spezzare un po' magari il disegno. Tengo chiuso abbastanza, eccola là, lo tiro in questo caso. Ho inserito l'uncinetto tra tutte le maglie, prendo il mio nastrino. Una testa la tengo da me e il resto del filo, ecco qui, lo tiro tra le maglie in modo magari da non stare lì. Ecco qua. Se lo voglio fare più stretto, prendo il filo qua, lo naturalmente poi ci sono comunque tanti altri oggettini da poter inserire per completare comunque la vostra bomboniera. Volevo provare a fare un fiocco particolare, ma al momento non ci riesco. Poi vi mostrerò comunque come fare anche dei fiocchetti.
della chiusura un po' più particolare. Ecco il nostro sacchettino. Va bene? Dopo questo vi lascio una buona giornata. Ciao a tutte ragazze!